Benvenuti al Notiziario Federale, numero 6, 2013, anno terzo. In questo numero: argento ai campionati europei, le risultanze del Consiglio Federale, il polo di eccellenza Pavesi, primo workshop nazionale sitting volley, presentazione campionato maschile Serie A, riunione presidenti e referenti scuola, Club Italia maschile e femminile, aggiornamento tecnici, allenatori, arbitri. Eurovolley e argento per l'Italia. Quasi incolmabile. Simone Parodi. Corta di Parodi. Di nuovo Muserski, ancora toccato. Difesa di Rossini. Travizza, Savani, Murato, copertura di Parodi. Primo tempo di Birarelli, ancora il muro di Muserski. Savani all'attacco. Verbov ha preso anche questa. Verbov, Pavlov per chiudere. Pavlov. È di Nikolaj Pavlov il punto esclamativo sul match. La Russia vince il campionato europeo di pallavolo 2013 qui in Danimarca. Ma applausi, tanti applausi per la nostra nazionale. Luca Vettori. Luca Vettori, premio individuale direi meritatissimo, sì, per questo ragazzo, veramente, sì, rivelazione del campionato europeo di pallavolo. Che brividi lungo miglior la schiena. Miglior schiacciatore. Ivan Zaitsev. Oh, attenzione! Un premio anche per lo Zar. La cresta d'argento. Arriva a prendere il podio. Era pronto a tingere di nero la cresta in caso di medaglia d'oro. Sarà per un'altra volta. Beh, intanto si porta a casa un altro riconoscimento individuale. Lui che già aveva vinto in quel di Mar del Plata come miglior schiacciatore, cioè, anche lì facendo balletto tra ruolo di opposto e ruolo di schiacciatore. Nella sede della FIPAV a Roma si è riunito il Consiglio Federale. Dopo la pausa estiva sono ripresi i lavori del Consiglio Federale. Il primo argomento che è stato trattato è legato al Mondiale Femminile 2014 che avrà luogo dal 23 settembre al 12 ottobre 2014. Il Presidente federale ha comunicato a tutti i presenti di aver firmato il giorno 22 agosto il contratto ufficialmente con la FIUB. Il contratto precisa una serie di incombenze da parte di FIFA, ma in modo particolare dei COL organizzatori di questa fase del campionato mondiale. Altri argomenti che sono stati trattati sono legati alle squadre nazionali di beach volley. Il Presidente federale ha fatto una disamina di quello che è accaduto nel periodo estivo, dalle dimissioni poi rientrate dello staff della nazionale femminile. Ancora il Consiglio federale ha incontrato i vertici della Lega femminile e insieme a loro ha stabilito che anche per la Serie A2 debba esserci necessariamente una retrocessione nel campionato di Serie B1 femminile per la stagione 2013-2014. Un altro punto molto importante che il Consiglio federale ha preso in esame è l'approvazione della seconda nota di variazione al bilancio. La seconda nota di variazione al bilancio riguarda il settore assicurazioni, riguarda il Club Italia, che come sapete erano stati deliberati fino al 30 giugno. Il Consiglio federale invece ha preso atto della bontà del progetto e ha deliberato l'effettuazione dei Club Italia sia maschile che femminile anche per la stagione 2013-2014. Un altro argomento della seconda nota di variazione al bilancio è relativo alle squadre nazionali di beach volley e per ultimo alla new entry sitting volley. Il Consiglio federale, come sapete, ha introdotto tra le varie discipline della Federazione Italiana Pallavolo anche il settore sitting volley. Quindi è stato stabilito un centro di costo e un bilancio di 30.000 euro, che è la cifra che ha erogato il CIP alla Federazione Italiana Pallavolo per l'effettuazione dell'attività di sitting volley, dal 1 settembre al 31 dicembre. Costituzione della Commissione Federale Atleti. Questa commissione nasce da una delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 10 luglio ultimo scorso,
In questa delibera il CONI ha preteso che ogni federazione costituisse la Commissione Federale Atleti, composta dai componenti del Consiglio Federale in quota atleti, nel caso specifico della Federazione Pallavolo, dal consigliere federale Fabio Galli e dal consigliere federale Cristiana Parenzani. Inoltre dai componenti o l'aggiunto al Consiglio Nazionale del CONI in quota atleti della FIBA. In questo caso l'atleta che farà parte della Commissione Federale Atleti è la signora Anna Maria Marasi. La Commissione Federale Atleti, nelle persone quindi di Galli, Parenzani e Marasi, hanno la possibilità di nominare altri due componenti della Commissione stessa. Un altro argomento che il Consiglio Federale ha trattato è l'autorizzazione in deroga al Comitato Provinciale di Milano del non pagamento dei contributi gara nei campionati provinciali Under 14 e Under 13 maschile e femminile. Altri aspetti importanti riguardano l'assegnazione del marchio di qualità del settore giovanile e delle scuole di pallavolo per la stagione sportiva 2014-2015. Per il marchio di qualità erano stati presentati 590 progetti, ne sono stati assegnati 480. Altri argomenti che il Consiglio Federale ha trattato in questa parte di inizio attività sono legati al riconoscimento sportivo provvisorio di alcune società, al cambio di denominazione, alla cessata affiliazione, alla cessione di diritti, assorbimenti e fusione per i campionati regionali, all'attività fuori regione e fuori provincia e quella della convenzione CONI-FIBAP che prevede un iter alternativo per l'iscrizione al registro nazionale del CONI, ossia le associazioni di società sportive dilettantistiche possono affiliarsi alla FIBAP e contestualmente iscriversi al registro nazionale del CONI. Attualmente erano due sistemi paralleli che non si parlavano tra loro. Un ultimo argomento che il Consiglio Federale ha trattato è relativo al Comitato Provinciale di Reggio Calabria. Nella città di Reggio Calabria c'è un commissario prefettizio che gestisce tutti gli impianti sportivi. Non c'era assolutamente possibilità in questo momento di fare pallavolo perché il commissario prefettizio non ha ritenuto e non ritiene idonei tutti gli impianti sportivi per fare attività sia di pallavolo che di basket, ma ha voluto dare in gestione questi impianti sportivi direttamente alla federazione e per essa al comitato provinciale. Il Consiglio Federale, prendendo atto che non c'era assolutamente possibilità di fare attività sportiva, ha accettato di sottoscrivere questa convenzione con il Comune di Reggio Calabria mettendo diversi paletti. A nome mio personale e di tutto il Consiglio Federale auguro a tutte le società, dirigenti, arbitri, allenatori e atleti un buon lavoro, una buona stagione e una buona pallavolo a tutti. Firmato dal Presidente della Confederazione Europea André Meyer e dal Presidente Federale Carlo Magri, l'accordo che riconosce il Centro Federale Pavese di Milano come terzo polo regionale di sviluppo della pallavolo, Regional Development Center. Il centro Pavesi si aggiunge così ai due centri preesistenti di Kettering in Inghilterra e Baku in Azerbaigian. Si è tenuta presso l'Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Nesti, a Roma, Acqua Cetosa, la prima conferenza stampa del Sitting Volley, disciplina che è entrata a far parte della Federazione Italiana Pallavolo. La conferenza ha visto la cospicua presenza di testate giornalistiche e televisive, sorprendendo gli stessi organizzatori. Al tavolo della presidenza, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico ed assessore del Comune di Roma, Luca Pancalli, il referente del Consiglio Federale FIPAV per il Sitting Volley, Luciano Cecchi, e il responsabile del settore, Benito Montesi. Presenti inoltre il segretario del CIP, Marco Giunio De Sanctis, il segretario generale FIPAV Alberto Rabiti. In concomitanza ha preso il via anche il primo workshop nazionale di formazione per referenti regionali e tecnici di Sitting Volley. Relatori, il vicepresidente della European Committee Volleyball for Disabled Steve Walton e Juk De Haan, istruttore internazionale e in passato allenatore dell'Olanda, Germania, Egitto e Ruanda. La Lega Pallavolo di Serie A maschile ha scelto la sede del CONI presso il Foro Italico di Roma
per la presentazione ufficiale del 69esimo campionato maschile di Serie A. Nel salone d'onore erano presenti il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente della FIBAB Carlo Magri, il presidente della Lega Pallavolo Serie A Diego Mosna, l'amministratore delegato della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi, il segretario generale CONI Roberto Fabricini. Hanno concluso gli interventi i due tecnici azzurri Mauro Berruto e Marco Bonitta, fautori del nuovo corso della pallavolo nazionale italiana. Le partite di campionato, grazie agli accordi raggiunti, saranno viste in diretta, oltre che sulle reti Rai, in molti paesi del mondo. Si è svolta a Roma, presso la sede federale, la riunione congiunta dei presidenti regionali e dei referenti regionali settore scuola e promozione, con l'obiettivo principale di riprendere e potenziare un costruttivo rapporto tra FIPAV nazionale e territorio, relativamente a tutte le attività promozionali giovanili. Altri punti rilevanti, presenti all'ordine del giorno, riguardavano la presentazione dei nuovi progetti destinati al mondo scolastico, che prevedono il coinvolgimento delle società sportive affiliate e l'individuazione di strategie operative atte a garantire un buon esito di quanto programmato. Ampio spazio è stato dedicato alla condivisione delle esperienze maturate in questi anni sul territorio. Dopo la pausa estiva sono tornati al lavoro gli azzurrini del Club Italia maschile sotto la guida del tecnico Mario Barbiero. 17 atleti, di cui alcuni nuovi provenienti da Regional Day, hanno iniziato la preparazione della loro stagione agonistica. Ci siamo recati a Vigna di Valle per raccogliere alcune opinioni del nostro CT. Quest'anno è una stagione importante perché abbiamo un gruppo numeroso, sono 17 ragazzi e affronteremo e abbiamo deciso di fargli affrontare il campionato di B1 e di B2, quindi sarà molto molto impegnativa sia dal punto di vista agonistico che dal punto di vista del lavoro tecnico. È un gruppo con abbastanza fornito di ragazzi di prospettiva, quindi siamo contenti di questa composizione del gruppo. Vogliamo far bene perché sono giovani che possono dire la propria anche in questi campionati, ma resta comunque fermo davanti l'obiettivo della crescita fisica, della crescita tecnica, e siamo certi che con le caratteristiche con cui sono arrivati qui al Club Italia possono raggiungere obiettivi importanti. Anche il Centro Federale Pavesi a Milano ha salutato la ripresa della stagione sportiva del Club Italia femminile, impegnata quest'anno nel campionato di B1. Novità per lo staff azzurro, che da quest'anno sarà guidato dal CT Luca Pieragnoli, argento agli europei di categoria, affiancato da Davide Mazzanti e Marco Paglialunga. Nel gruppo delle 15 atlete, tre nuovi arrivi: Sofia Dodorico, Giulia Bartesaghi e Nicoletta Rivetti. Noi. Nella mena cittadina di Chianciano Terme si sono tenuti due corsi nazionali di aggiornamento. Alla presenza del consigliere federale Beppino Mazzoni e del presidente provinciale di Siena si è tenuta la sessione di recupero della stagione sportiva 2012-2013 per i tecnici di secondo e terzo grado. Lo stage, organizzato dal settore tecnico FIPAV, faceva parte dell'obbligo di aggiornamento per tutti i tecnici italiani. Relatori Alberto Di Mario, Mario Barbiero, Giovanni Esposito e Davide Mazzanti. Tra le tematiche trattate, la forza, le sue espressioni e il lavoro finalizzato al suo sviluppo, l'etica dell'allenatore per una responsabilità diffusa, sviluppo tecnico e tattico dell'attacco,
la fase ricezione-attacco, dal bagger ai sistemi di gioco. Questo è il secondo corso che permette agli allenatori che hanno diretto e dirigeranno squadre di serie B, B1 e B2 nel prossimo campionato, di sedere in panchina. Quello che viene offerto a questi allenatori, non tutti i ragazzi, è un servizio di qualità, e questo è il primo pensiero che si dà. Noi speriamo che, pur essendo allenatori, molto, molto esperti, riescano comunque a portare qualcosa da questi incontri e che ne escano con qualcosa in più di quello che attualmente hanno nel loro bagaglio. Qualcosa magari può essere anche semplicemente un richiamo, un ricordare, un sollecitare iniziative. La qualità dei docenti è di valore assoluto, da allenatori di squadre nazionali a tecnici per quanto riguarda il settore della preparazione fisica e della comunicazione, e noi siamo convinti che queste iniziative debbano essere ripetute nel tempo, perché è un modo di offrire qualcosa a questi che sono la base sulla quale la qualità della nostra pallavolo si basa. Contemporaneamente si è tenuta anche una riunione di inizio stagione per gli arbitri di Serie A. L'incontro è servito per esaminare le prestazioni arbitrali della scorsa stagione, per un aggiornamento sulle nuove regole di gioco e per mettere a fuoco le strategie ed i percorsi tecnici per un nuovo anno sportivo.